poi dopo ci fai la foto di gruppo staccando questo con quel sistema. Aiutami. Abbiamo previsto qualche secondo di stacco. Eccoci, ci siamo? Ti chiedo solo il microfono. Fallo partire, vediamo che vedi da tutti. L'opera nasce dalla nostra consapevolezza che solo usando di prospettiva può aprire nuove visioni e generare opportunità. Partendo dall'osservazione critica sull'assorbimento passivo di saperi, il percorso di conoscenza, arricchito da nuovi stimoli e ormai libero da condizionamento, può raggiungere il suo completamento mediante l'interconnessione osservata tra potenziale umano e realtà, disegnando mutamente. La costruzione della tavola si incentra sull'elemento umano che si apre all'esterno e distingue le condizioni offerte dall'universo al fisico. L'osservatore diventa in questo modo parte integrante del processo di portando nel processo condiviso le sue risposte personali. Qualche
Francesca è già stata chiarissima e ha espresso perfettamente quali sono stati i concetti che ci hanno portato davvero e le riflessioni ovviamente. E le emozioni. E le emozioni, tutto questo turbinio, insomma, l'esperienza che ci ha smosso sicuramente qualcosa e ha smosso tanto, ovvero un po' davvero a tutti. Volevo solo aggiungere una questione legata all'immagine che avete visto in video, quindi questa sorta di finestra aperta sul mondo che funge però anche da lavagna su cui abbiamo scritto la nostra domanda, le nostre parole chiave, l'asse cartesiano appunto che è stato il filo conduttore delle nostre ricerche, apertura, chiusura, dentro, fuori, che ha costituito anche l'asse cartesiano legato alla questione del telaio, ecco, della stessa. E l'ultima cosa, l'ispirazione per questa idea di finestra, quindi lavagna trasparente che ci apre verso il mondo, verso la natura, eccetera, ci è venuta proprio riflettendo anche su un luogo fisico, come ci è stato detto, quindi un luogo fisico, non solo un luogo mentale, non solo un topos, ci è venuta proprio dalla stanza in cui abbiamo lavorato. Quindi questa aula dove il dentro e fuori era chiaro, ma soprattutto il vetro, avete notato tutti, fuggeva dalla lavagna. E quindi in questo caso veramente l'ispirazione è stata proprio suggerita espressamente da questa. Passo ancora la parola alle mie colleghe se hanno desiderio di aggiungere qualcosa. Che abbiamo una domanda per tutti voi. Noi a questo punto, siccome quello che ci contraddistingue, ci siamo un po' più formali, però poi alla fine il valore che abbiamo riconosciuto in questa esperienza sono le relazioni. Perché quello che ci ha fatti trovare, poi che ci ha fatto creare qualcosa che ci piace, così, sono state le relazioni, quindi la stessa incontrata. E quindi noi finiamo, io vorrei chiudere proprio con la ricerca di un contatto con l'esterno, perché volevo dire ai ragazzi che se noi siamo qui perché abbiamo bisogno di un mutamento, ma soprattutto perché noi abbiamo bisogno di capire come possiamo aiutarvi quando le cose non vanno, a favorire il vostro mutamento, quindi a venirvi incontro. Per cui io simbolicamente lascio ad un ragazzo questa domanda: cosa innesca il tuo mutamento? Cioè, cosa possiamo fare noi alla fine per voi, per aprirci a voi e quindi per far sì che insieme ci sia questo cambiamento di mentalità, ma anche che è quello che poi abbiamo imparato più tempo. Grazie, grazie, grazie. Cosa innesca il mutamento? E allora passiamo con qualche secondo alla seconda opera. Ci siamo con i tempi, faccio segno con Alessandra che ci siamo. Allora devo dire una cosa, volevo dare un commento, che quest'idea veramente... Io sono un amante dei quattro quadranti, grazie. Mia amante vera. Una foto, vicino, una foto.